A quanti di voi non è mai capitato che gli si cancelli un file molto importante, come un documento, un video, una foto o addirittura il video del vostro matrimonio? Ebbene sì, può succedere, perché in questi dispositivi come una micro SD, una chiavetta USB o una SSD o un hard disk addirittura di un tera, dove c'è praticamente di tutto, si possano perdere tutti i vostri dati. Ma come possiamo recuperare una cartella come il vostro matrimonio, il vostro anniversario o qualsiasi altro evento da questi dispositivi? Ebbene sì, perché è meglio che li recuperate, perché vostra moglie vi potrà uccidere. Quindi venite con me perché vi faccio vedere un software davvero eccezionale che recupererà tutto, non vi preoccupate. Ci pensa GoPippo, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Andiamo con me, venite con me. Ok, adesso che siamo al PC vi faccio vedere questo software davvero straordinario. Si chiama 4DD EG Data Recovery o File Repair, in modo che possiamo recuperare i nostri file. Ma venite che vi faccio vedere il sistema. Infatti, se voi andate sul sito DDIG della TenorShare potete trovare subito, io vi lascio il link in descrizione, quindi andate e scaricatelo. Quindi dopo che avete aperto il link vi troverete questa pagina, subito questa pagina dove potete scaricarlo gratis, scoprire di più. Infatti, come dice qua, è il miglior strumento per recuperare oltre 2000 di tipi di dati, di cui documenti danneggiati, video, file di qualsiasi tipo, o addirittura potete riparare un PC che è in crash, che mancano di qualche tipo di avvio di sistema, potete ripararlo. Infatti vi faccio vedere anche qui, come potete vedere il PC è andato in crash con la schermata blu classica, e noi con questo software possiamo tranquillamente ripararlo. Ma spostiamoci nel effettivo software, perché dopo che avete installato il software vi apparirà tutte le varie, i vari dischi che avete presenti nel computer. Infatti io ne ho parecchi, potete andare a vedere anche nel cestino se avete cancellato qualche cosa, vedete PC in crash, recupero video avanzati, dischi rigidi. Ma adesso vogliamo fare una prova, perché noi adesso con questa USB o la SD che ho inserito andremo a recuperare qualche file, o addirittura adesso io mi fido talmente tanto di questo software che vado a cancellare la mia cartella del mio matrimonio. Speriamo che non succeda niente, perché se no mia moglie mi disintegra. Quindi inseriamo la nostra SSD, vado a prendere adesso il file del mio matrimonio. Ecco, se noi andiamo qui nella nostra cartella, apriamo la nostra schedina che attualmente è vuota, cosa facciamo subito? La prendiamo, la mettiamo qui, la carichiamo. Adesso appare, eccolo qui, matrimonio meglio di e cosa faccio? Semplicemente clicco, faccio elimina, e la cartella è stata eliminata dalla schedina. Oh no, adesso come facciamo? Questo è un bel problema. Eh sì, perché è un bel problema, perché io ho cancellato la cartella. Recchiamoci subito nel nostro software. Come potete vedere, io trovo subito la unità esterna, l'SSD. Cosa vado a fare? Semplicemente io vado a selezionare il tipo di file che mi interessa. Attualmente dentro ci sono solo quella cartella con le foto, scansiono la SSD e lui va a fare questa scansione. Già subito ha trovato qualcosa, perché ovviamente andrà a ricercare anche file che sono completamente formattati dall'SSD, il che non è male. Quindi apriamo subito questo, ha già trovato questo file era all'interno, ne ha già trovata un'altra. Ok, attualmente come potete vedere sto aspettando che venga recuperato tutto, siamo al 27%, 123 file sono stati già ritrovati,
e sta continuando. Attendiamo solo che finisca la scansione così da poterli andare a recuperare. Ottimo, arrivata la scansione completata, mi ha trovato 2400 file. Io in realtà avevo solo le foto del matrimonio, non erano così tante, però magari c'è qualcosa che ha trovato in più rispetto a quando era stata magari formattata. Quindi andiamo a vedere subito. Entriamo sul percorso file, vediamo un po'. Abbiamo alcuni file qui, che questi sono stati formattati con tag, eccoli qua, proviamo a vedere qui, eccoli qua, sono questi, sì ci sono, no, non li faccio vedere perché mi vergogno, però ci sono, quindi io basta che prendo la, ma questa qui cos'è? Fa vedere, ah questa è un'altra immagine, infatti siamo bellissimi, ok, allora seleziono quello che mi interessa, faccio recupero, ok, seleziono la cartella dove voglio esportarli, quindi faccio magari sul desktop, creo una cartella matrimonio, va bene, recupero, vuoi riparare il file, recupero e riparo, facciamo tutto così, abbiamo recuperato i file, almeno speriamo, andiamo a vedere, visualizzo i file recuperati, ok, eccoci qua, ci siamo, le immagini sono state recuperate, vero? Non si chiama più matrimonio, ma ci sono, guardate qui, ci sono e non ve le faccio vedere perché, come ho detto, mi vergogno, ma va bene, ok, sono state recuperate. Cosa c'è di meglio di avere un software del genere? Quando ci succedono queste cose davvero ci viene il cuore in gola, perché perdere i nostri file, i nostri dati è davvero, ti lascia un vuoto dentro. E addirittura a me è capitato in passato di cancellare tutto un hard disk intero e di non saper più come ritrovare questi file, e purtroppo li ho persi, perché non avevo il software della 4DDIG file repair. Se avessi avuto allora questo software, sicuramente avrei ritrovato i miei file. Quindi io quello che vi invito è andare a dargli un'occhiata. Se andate sotto in descrizione trovate il link per poter aprire e installarvi il software, potete scaricarlo, scaricare la versione di prova, così potete rendervi conto un po' della sua funzionalità, molto molto semplice, molto molto intuitivo, tutto in italiano. Ebbene, correte ai ripari, non fatevi prendere alla sprovvista se avete cancellato qualche cosa. Quindi io con questi dispositivi è tutto, ringrazio 4DDIG per aver sponsorizzato questo video, io vi lascio ai prossimi video di tecnologia, ci vediamo al prossimo video, rimanete sintonizzati e ciao.